L'ira di Giove Pluvio s'abbatte sul Principato di Monaco, dove i fiammanti bolidi s'apprestavano a correre il Gran Premio. L'acqua infida caduta sul tracciato non permette un agile controllo delle vetture. Nicola la celebre, Lancillotto passeggiata e Piero Gasolio ne fanno le spese. Ma proprio costui in scena un miracolo, dei sorpassi a Monte Carlo, scene che non si vedevano dai tempi di Nuvolari. L'asfalto va asciugandosi e mentre le Ferrari veleggiano alla testa della corsa, Sergio Pietre si ferma alle officine. La Ferrari arriva subito dopo montando pneumatici identici, ma il dio del caos si impadronisce degli italici strateghi che fanno rientrare entrambe le monoposto montando pneumatici da asciutto ed incollando Carlo Chierico dietro il suo designato scudiero. Yuri, ciao, senti, sto registrando le alte luci, sono arrivato a quel punto lì, però posso bestemmiare oppure... No, Andre, dai, no, su YouTube no, dai, no. No, sì, hai ragione, scusa. No, tranquillo, me la sbrigo in un altro modo, tranquillo. Grazie, ciao. L'alfiere monegasco non contiene la propria collera. Canaglie pusillanimi, andate in malora! Il disastro ferrarico si compie. Le due rubra bovina rientrano alle officine e Sergio Pietre si ritrova al comando, mentre Carlo Chierico dalla testa è in quarta posizione, dietro Financo a Lungipasso. L'ispanico si getta alla rincorsa, ma troppo audace è il suo movimento e doma il proprio cavallino rampante che pareva fatalmente imbizzarrirsi sul rettilineo. D'improvviso il colpo di scena, Michelino Calzolaio perde il controllo della propria assa che si sgretola contro le barriere. Fortunatamente il paragolo del prode condottiero germanico rimane illeso. La gara riparte senza scossoni fuorché quello che il cinese Guiscardo Zhou dà alla propria Alfa Romeo. Il tempo di gara scorre inesorabile verso la fine e le prime quattro vetture si insinuano attaccate lungo le strette carreggiate del Principato. Ma ormai il fato ha decretato il proprio verdetto e la rubra bovina di Sergio Pietre è a vincere davanti a Carlo Sanzio, a Lungipasso e a un furente Carlo Chierico, il quale ha già deciso la giusta punizione per i propri strateghi. Olio di ricino a cucchiaiate. Come? Perché Guiscardo Zhou? Senti, non capivo come tradurre guanio. Ho cercato nomi con la G, è venuto fuori Guiscardo, mi è piaciuto e l'ho messo. Va bene, non è che ci deve essere sempre una ragione dietro le cose. Dai, per piacere.